Ciao a tutti, io sono Mike Suzzi e sono un musicista, studio engineer, produttore musicale e insegnante, sempre in campo musicale e audio. Vi racconto brevemente la mia storia, da imolese verace, sono sempre stato appassionato di auto da corsa e musica. La mia prima scelta di vita era stata quella di inseguire la strada più convenzionale, quindi di studiare da ingegnere meccanico. La prima rivelazione grossa è arrivata quando ho avuto la possibilità di fare un lavoro in campo musicale che era registrare il musical per il parco di divertimenti Gardaland. La sensazione che ho avuto è che la mia strada era assolutamente quella della musica, ok? Che è una strada anticonvenzionale, è una strada pericolosa. E le ho provate tutte nel campo. Sono andato a studiare a Milano, passando l'audizione, all'Accademia di Chitarra Elettrica. Mi sono trasferito a Nashville, in Tennessee, a studiare al Blackbird Academy, che è un'accademia di studio engineering, cioè di produzione di dischi e di tecnica per la produzione e la registrazione dei suoni. Non è stato un percorso facile, non è stato un percorso assolutamente scontato. Sono riuscito a uscire con il Platinum Award, che è l'equivalente della lode, e quindi mi è stata data la possibilità di lavorare in questo campo producendo dischi di alta qualità. Quindi qual è il punto della questione? Allora, uno, ne siamo nel 2020 inoltrato, 2021, non serve necessariamente seguire una strada convenzionale, si può inseguire una strada che è propria, che è la nostra, e quella non solo che ci rende felici, perché questa cosa potrebbe non succedere su base costante, e bisogna resistere anche nei momenti in cui la felicità non è esattamente la sensazione principale, ma anche quella di poter lasciare qualcosa, ok? Di fare qualcosa che non è solo per noi, ma che ci permette anche di lasciare qualcosa agli altri. E la seconda cosa è che la caparbietà nell'inseguire una strada che sentiamo essere giusta, ok, è la chiave che apre tutte le porte. Non andrà sempre bene, ma la sensazione sarà sempre quella di stare facendo qualcosa di giusto per noi e per quelli che ci stanno intorno. Grazie di aver ascoltato la mia storia. Io sono Mike Suzzi e ci vediamo alla prossima.